Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. NatWest si è unita ai gruppi delle banche britanniche che impongono restrizioni ai propri clienti che effettuano pagamenti agli exchange di criptovalute. I clienti saranno limitati a pagamenti di 1.000 sterline britanniche al giorno e 5.000 sterline britanniche per un periodo di 30 giorni. Le onde d'urto del crollo della Silicon Valley Bank hanno ulteriormente colpito i titoli bancari globali, poiché le rassicurazioni del presidente Joe Biden e di altri politici hanno fatto ben poco per calmare i mercati e hanno spinto a ripensare le prospettive sui tassi di interesse. I prezzi dell'oro sono scivolati da un massimo di oltre 5 settimane, ma si sono mantenuti al di sopra del livello chiave di 1.900 dollari, mentre sono aumentate le aspettative che la Federal Reserve americana avrebbe ridotto i suoi aumenti dei tassi dopo il crollo di due grandi banche regionali. La sterlina britannica si è immessa leggermente dello 0,1% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate sta dando un segnale sell, andando contro la nostra analisi tecnica generale. La coppia euro-dollaro americano ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale buy, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. Il dollaro australiano ha guadagnato lo 0,3% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. Il MACD indica un'opportunità di selling. La coppia dollaro americano-yen giapponese è aumentata dello 0,9% nell'ultima sessione, dopo aver guadagnato fino all'1,3% durante la sessione. L'RSI indica un'opportunità di selling. La vendita al dettaglio degli Stati Uniti sarà rilasciata alle 12.30. L'indice dei prezzi di produzione degli Stati Uniti alle 12.30. La produzione industriale dell'Unione Economica e Monetaria alle 10. L'indice dei prezzi di consumo della Francia sarà rilasciato alle 7.45. Le esportazioni del Giappone alle 23.50. Le importazioni del Giappone alle 23.50. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.